Ragazzi, sono Mocio ed oggi siamo a Roma. Lo sapete che ogni tanto mi viene voglia di America e oggi mi sono mosso, mi sono spostato fino a Roma. Perché hai voglia di America? Sai, c'era un americano a Roma, presente tutte quelle cose lì? Vedi, bravissimo. Roma, città eterna, ma eterno è il mio amore per il barbecue. Ed oggi vi porto in un posto dove si respira aria di Texas. Il posto si chiama Phil's, si scrive Phil, ma si legge Phil's come i feels che provo quando penso al barbecue. Siamo arrivati in quartiere EU, ragazzi, questo è il daily di Phil's Slow Smoked American Barbecue. Idee ben precise, barbecue texano, tanto fumo, carne di prima qualità. Non vedo l'ora di andare a assaggiare tutto quello che propone questo tempio del barbecue romano. Let's go! Allora ragazzi, menù veramente importante, qui da Phil's aprono la mattina alle 7.30 e servono anche colazione, quindi con i soliti pancakes eccetera eccetera in varie declinazioni, anche eggs and bacon. Dopodiché si passa al menù, diciamo, del cibo e c'è un po' di tutto, perché ci sono i sandwich, ci sono i plates, quindi i piatti vari che possono essere le beef ribs eccetera eccetera. Poi ci sono i piatti speciali di BBQ Mix dove assaggeremo un po' tutto e noi lo prenderemo ovviamente, ma sono super curioso soprattutto di assaggiare il loro pastrami. Ragazzi, non abbiamo neanche fatto in tempo a ordinare che stanno continuando a portare che bella la mamma mia. Barbecue plate, ragazzi, quindi classicone, un po' un Texas combo direi, con il nostro bel pulled pork, il brischettone, una bella sausage e le ribs, accompagnate naturalmente da coleslaw, cipolle pickled, mamma mia che meraviglia, e i nostri pickles, che assaggio subito perché così ho voglia di freschezza. Homemade, belli, acetosi, salamoiosi, sano di New York, buonissimo. Io andrei subito ad assaggiare il pulled pork. Raga, mamma mia, primo morso, capisci subito che sei in un posto dove lo spirito americano aleggia, viene fuori dai piatti, raga. Qui c'è un fumo, i ragazzi usano solo quercia per il loro low and slow barbecue e si sente perché l'aroma è decisa ma non troppo invadente. E questo pulled pork, ragazzi, feels like Texas. Per bilanciare un pochino vado con le cipolle sotto. Mamma mia, cosa sono. Questo è un ingrediente segreto, ragazzi, perché tutto quello che vedete qui, lo vedete che è bello ciccettino. Quindi se io adesso mi prendo ad esempio questa fettina di brisket che praticamente... No, vabbè, ragazzi. Mamma mia. Bark super pepato, fantastico veramente. La carne è gelatina. Vabbè, un alto livello, assoluto. Vado di salsiccia che è colorino interessante. Ragazzi, se le fanno da sole le salsicce, non le comprano, ci tengono tra l'altro a dirlo. E anche qui la sensazione di fumo che ti arriva in bocca è strepitosa, ragazzi, strepitosa, vi giuro. Chiudiamo con una bella ribs che a quanto vedo ha un bello smoke ring, lo vedete? La vedo bella juicy, quindi vado subito a dentarla. Vedi come deve essere? Non vengono via da sole, no, non si staccano, devi mordere. Mamma mia, si feel, raga. Primo piatto, sono già fuori di testa. Occhio, occhio, perché avevamo voglia di pastrami. E qui col pastrami non si scherza, ragazzi. Abbiamo chiesto un sandwich e come ci è arrivato? Pickles e senape. Teica! Tra l'altro pane bellissimo e cereali. Penso sia di segale, però non ne sono certo. Dovrei chiedere, ragazzi. No. Non scherziamo, mi è caduto. C'è tra loro. Pastami bellissimo, ragazzi. Ovviamente lo fanno loro. Morbido, succoso, affumicato, speziato. Con i cetriolini e la senape, ragazzi, è la fine del mondo. Questa cosa è il paradiso. Penso sia, mamma mia, se siete stati a New York, questo è quel pastrami, raga. È il pastrami di New York. Incredibile, livello altissimo, pazzesco. Naturalmente contrasto con il cetriolino che è un po' leggermente acetoso, che vi sgrassa anche un po'. Questo pastrami che è molto ciccio, non è per nulla asciutto, anzi bello tosto. Ma questo è un panino perfetto. Doggone, ragazzi, che mi hanno confessato fanno con gli avanzi del brisket eccetera e altri tagli ovviamente, quindi un hot dog di manzo strapieno di salse e coleslaw e anche le nostre cipolline fantastiche.
Mamma mia. È super saporito e la consistenza è veramente diversa dagli hot dog che siamo abituati a vedere sulle nostre tavole. Mamma mia, c'è un sapore e una speziatura. Mi fa impazzire letteralmente il fatto che ci sia il bite del budello, che sia leggermente resistente, croccante, scrocchiarello, e dentro poi è morbido, saporito. Salse, coslo, cipolle, tutto perfetto, vanno a sgrassare un po' la sensazione di questo dog, che ha un fumo anche veramente delicato, impressionante, buonissimo. Brisket sandwich. Mamma mia. Allora ragazzi, naturalmente qua il nostro briskettone affumicato, low and slow, salata di cavolo, cipolle, tutto molto semplice ragazzi, veramente tutto semplice, fatto a mano, fatto in casa. Però se sommi tante piccole cose messe una sopra l'altra, arrivi all'eccellenza. Bel bun, morbidissimo, molto leggero. Una crosticina un po' croccante, ma è perfetto perché questo tipo di panini, perché non appesantisce. Qui tutta questa acidità del cipolle ci aiuta tantissimo con questi sapori affumicati, eccetera. Li rende molto più facilmente mangiabili. Infatti non fai fatica a mangiare tante cose perché sei sempre aiutato un po' da queste cose. E poi c'è quel fumo giusto, non saprei come definirlo, che non nausea, non stanca. Sinonimo di grande lavoro e ricerca. E scioglie il brisket. Incredibile. Per non farci mancare nulla, ci hanno portato anche la famosa patatona con il pulled pork e la panna acida. Questa è una patata che viene, oh mio Dio, cotta, affumicata anche lei. Bella consistenza, non è molle ma abbastanza resistente. Sento una dose di burro veramente importante, tra l'altro, sulla... Mamma mia, la patata, e poi ti prendi un po' di brischettone così. Un po' di, scusami, di pulled pork, pezzetto di patata, un po' di tua bella panna. Più con contorno un piatto a sé, ma strepitoso burro. Come può mancare un dolce in un posto del genere? Ma non dolce qualsiasi. Cheesecake, carrot cake, due dei capisaldi della tradizione americana. Carrot cake che vado subito ad affondare e... bella cannellosa, ragazzi. Sapete che quando io trovo questo sapore di cannella che mi ricorda il Natale, anche con questo sole romano, ne rimango sempre ammaliato. Molto buona. Ma mi tuffo anche sulla cheesecake, che è una New York cheesecake, quanto vedo, quindi cotta, con una base molto morbida. Mamma mia, fatta molto bene. Sento molto bene il formaggio. Mi piace perché la base è molto sottile e non appesantisce. Già di per sé è abbastanza. Ha quel bel tocco di acidità e di uovo che si sente. Buona, bella bilanciata. Bel dolce. Ragazzi, esperienza quella di Feels veramente eterna, come la città in cui prende vita questo progetto dedicato al barbecue, dedicato al low and slow, dedicato all'American barbecue, ma di quelli fatti veramente bene. Abbiamo mangiato della carne straordinaria, cotta in una maniera eccellente, in un posto che ricorda veramente gli spot del barbecue texano vicino alla stazione di benzina. In questo posto tutto molto coerente nello stile, nel cibo, nelle preparazioni. Ne sono rimasto veramente estasiato. Rimpiango di non essere passato prima, ma ora che finalmente sono riuscito a provare il barbecue di Phil's, state certi che Roma sarà ancora più un posto del cuore. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Noi ci vediamo anche su Instagram, sono MochaCaf. Au!